Smart Italia fase 2, buongiorno. Oggi incontriamo la nostra collega Roberta Crudele che ci racconta da capo progetto di due progetti cosa abbiamo imparato in questo momento di emergenza e cosa ci portiamo nel futuro dopo aver implementato una serie di attività, diciamo, in corso d'opera legate al fronteggiare l'emergenza. Roberta, buongiorno. Buongiorno a te Claudia, buongiorno a tutti. Allora sì, io vi parlerò brevemente di due progetti, due attività che seguo insomma direttamente. Entrambi hanno come committente il Dipartimento della Funzione Pubblica e all'inizio, diciamo, con l'emergenza e quindi la situazione che si è venuta a creare, diciamo, su uno di questi progetti che riguarda in particolar modo azioni di contrasto alla violenza, diciamo, di genere, non abbiamo avuto particolari ripercussioni perché, diciamo, obiettivo di questo progetto è realizzare un corso di formazione e di sensibilizzazione rivolto ai dipendenti pubblici e realizzare anche una piattaforma invece destinata ai comitati unici di garanzia. Quindi diciamo che tutto sommato questa attività non ha subito particolari rallentamenti, se non la fase, diciamo, di fisiologico assestamento, diciamo, in questa nuova situazione. L'altra attività invece è un'azione che rientra nell'ambito del progetto riformativa, che prevede un'azione di supporto destinata alle amministrazioni pubbliche per l'utilizzo, diciamo, professionale dei social media. Questa attività era che tra l'altro è stata inserita nel quarto piano GP ed è realizzata anche in collaborazione con PiaSocial, ha la finalità di accompagnare innanzitutto tre amministrazioni pilota nella redazione di una social media strategy e poi fare un'azione di informazione e disseminazione molto più ampia. Quando è subentrata, diciamo, questa emergenza, quindi lo stop di queste attività, eravamo appena partiti con la fase di affiancamento, di conseguenza le amministrazioni che erano coinvolte in questa attività sul campo hanno richiesto inizialmente, insomma, di bloccare le attività. Tra l'altro calcoliamo che abbiamo come operatori, cioè come destinatari di questa attività, gli operatori della comunicazione che sono impegnati in prima linea, quindi comprensibilmente c'è stata una richiesta di sospendere questo tipo di attività. In realtà adesso invece si è verificata la situazione, è già mutata velocemente. Una di queste amministrazioni ci ha chiesto un supporto immediato, molto rapido, per attivare un canale su YouTube destinato alla promozione delle attività culturali, proprio per mantenere un rapporto diretto con la cittadinanza che propriamente è stata privata della possibilità di accedere ai musei piuttosto che agli eventi culturali. Quindi, diciamo, molto rapidamente abbiamo riconvertito il progetto, diciamo, questa attività, e siamo passati a un supporto molto operativo per aiutarli in questa fase di emergenza. E diciamo, nell'arco di pochissime ore siamo partiti con il primo incontro, ovviamente realizzato a distanza, per affiancarli in maniera molto molto rapida. Molto rapida. Certo, l'affiancamento per un uso professionale dei social magari non parte da un canale specifico, credo. Certo. Che voi avevate in mente un progetto più ampio, ma in emergenza su qual è stata la richiesta specifica dell'amministrazione? Tra l'altro, Roberta, proprio in questo periodo c'è un recente studio da parte dell'Osservatorio Nazionale per la Comunicazione Digitale che dice che proprio in emergenza 8 italiani su 10 considerano utilissimo l'utilizzo dei social network e delle chat per comunicare con gli enti pubblici. Ecco, il Comune di Vicenza che cosa ci ha chiesto? Allora, ci ha chiesto l'attivazione di un canale YouTube dedicato fondamentalmente alla cultura. Loro continuano ovviamente ad utilizzare i social per fare per dialogare con i cittadini. Nel caso specifico hanno deciso di lanciare un nuovo canale, quindi in realtà un canale già c'è ma è dedicato, diciamo, a un altro uso. Volevano attivare un canale specifico. In realtà è chiaro che rispetto all'ambito di attività anche di tutto il progetto riformativa siamo andati anche a livello tematico un po' fuori, nel senso che è chiaro che riformativa punta a fare un affiancamento rivolto all'utilizzo dei social per la trasparenza, fondamentalmente per la semplificazione, quindi diciamo anche in ambiti un po' diversi. La necessità è stata intervenire, dato che le competenze le avevamo comunque in casa, avevamo la possibilità di essere rapidi
abbiamo cercato di spostare quello che era l'obiettivo del progetto, quindi anche quello di rendere queste amministrazioni capaci di elaborare strategie nell'utilizzo di un determinato canale, l'abbiamo semplicemente spostato, ritarato in maniera molto rapida su un canale specifico, cioè l'esigenza specifica di Scienza in quel momento era attivarsi per creare un nuovo canale su una tematica specifica. Noi abbiamo adattato l'affiancamento che avremmo fatto in maniera più estesa su tutte le sulla strategia complessiva dell'amministrazione a un settore un po' più piccolo. Diciamo, l'importante per noi è stato comunque essere, diciamo, abbastanza flessibili e in grado di rispondere a un'esigenza più immediata. Ovviamente contiamo di ritornare sull'attività già pianificata in maniera, insomma, veloce, speriamo. Ovviamente si svolgerà tutto online e non sarà possibile, sarà molto complesso, insomma, andare a fare affiancamento sul territorio, però insomma le soluzioni tecnologiche ci sono. Ecco, questo rimodulare un progetto in corsa in base alle esigenze mutate può essere un insegnamento da portarci appresso anche per i progetti che non subiranno, speriamo, un'emergenza così drammatica, ma che dovranno cioè con una certa flessibilità, appunto, sarà una capacità acquisita quella di adattarsi a delle esigenze mutate. Assolutamente, infatti secondo me se una lezione dobbiamo imparare da quanto sta succedendo è proprio l'importanza di essere flessibili e rapidi e riadattarsi, insomma, velocemente ai contesti. Benissimo, Roberta, grazie molto e buon lavoro. Grazie anche a te. Ciao Claudia, ciao a tutti.